Altro che raccolta differenziata, altro che città pulita e pronta ad accogliere i visitatori dei comuni vicini e non solo. Queste foto, scattate nelle ultime ore, inviateci da un telespettatore, mostrano un'immagine del centro di Bitonto tutt'altro che turistica. Un'immagine che, complici i cantieri avviati in ritardo o non ancora chiusi, pur dovendo essere i lavori consegnati entro fine maggio, di sicuro non incoraggiano la gente a trascorrere tempo qui, nonostante gli investimenti dell'amministrazione per animare la movida. Non si sa ancora, insomma, se il sospirato 5% in più di raccolta differenziata sia stato raggiunto grazie agli sforzi straordinari messi in atto dai Grilli Bitontini e da alcune associazioni di volontariato, ma resta il fatto che la questione rifiuti sembra lontana da una soluzione. Anche qualora il traguardo imposto dalla Regione per evitare l'aumento dell'ecotassa sia stato tagliato, il problema generale è tutt'altro che risolto. I rifiuti di varia natura vengono tranquillamente abbandonati nei pressi dei cassonetti e si accumulano per ore, creando peraltro disagi facilmente immaginabili durante i mesi estivi. Il cittadino che ci ha scritto è indignato e non è solo. Molti altri continuano a utilizzare le strade come cassonette all'aria aperta, ma è evidente che le campagne di sensibilizzazione e informazione messe in atto fino ad ora non sortiscano gli effetti sperati. La percentuale di differenziata non arriva al 30%, ben al di sotto del 65% che sarebbe previsto in teoria.